Se volete farvi la squadra dei vostri sogni, basta andare nel link in descrizione, U7Byte, andate su acquista, buy, utilizzate il codice coupon NMF per avere il 5% di sconto. Trovate tutti qui i link in descrizione. Io direi di andarci a provare questi bei giocatorini: Donnarumma, Lozano, SBC, De Vrij, Skriniar, il Toro Lautaro e il buon De Paul. Vediamo un po' come sono, ecco. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepa.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Bravo, ma che bella parata. Scusa se sono arrivato in ritardo, ma fatta una bella parata il gigione Donnarumma. Bella anche questa parata di Donnarumma. Arrivo sempre in ritardo sulle parate del portiere quando c'è da commentare, eh? Dai, fai, vedrai, fagli vedere. È bella. Ah no, Donnarumma veramente mi sta salvando tutto quanto, eh? Bravo, ma non bravo De Vrij invece, eh? Donnarumma mi dà un po' di sicurezza, solo che a volte, cioè, lo pigli il gol, ecco, però poi vedi queste uscite di cazzo che tu dici, ma ti fa le paratone e poi ti fa le cagatone. Perché l'hai fatto, De Vrij? Bravo Donnarumma, bello. Mi è piaciuta sta para. Ma Donnarumma però sta facendo le sue parate. Cioè io praticamente nemmeno sto vedendo e lui fa le parate. Cioè questo significa avere un buon portiere. Che tu... Mamma mia, perché Donnarumma fa queste parate così? Cioè, le fa, sono strane. Ci arrivi De Vrij, vai, ci arrivi. Niente, ci ha pensato Donnarumma. Ancora una volta ci ha pensato lui. Qui mi ha rotto le scarpe. Bravo Donnarumma, con questa bella parata. E ora mi fai un'altra? Me la fai un'altra? Hai visto che me l'ha fatto un'altra? Donnarumma, tozz, mi dà tante soddisfazioni. Bello Donnarumma. Io infatti sono rimasto lì per vedere, ma che fa Donnarumma? La para? Non la para? E la para. Ancora Donnarumma, però mezzo aiuto di Skriniar dovevamo dare, no? Che si è messo davanti. Questo Gigio Donnarumma Toz con 91 di rating mi sembra un portiere abbastanza interessante. Come prezzo, beh, io ad esempio l'ho pagato un 86.000 crediti, ma sarà sceso sicuramente. Sarà arrivato tipo a un 80 o anche di meno come prezzo, perché effettivamente è sì un portiere interessante, ma non è il portiere assoluto. Sto vedendo il prezzo di Gigio Donnarumma Toz, 79 80k per lui. Vi ricordo che abbiamo anche una versione l'uomo dei record, record breaker, che costa 70k a scarto, e questa versione è buona, è bella come carta. Io ho provato anche il base ed è un portiere particolare, se non sbaglio è uno stile di parata tipo felino reattivo, insomma fa delle parate che non sono brutte, ma sono molto belle perché hanno un riflesso di quelli incredibili. Riesce a parare anche di piedi, per farvi un esempio, una cosa che non si vede spesso in un portiere. È un portiere molto alto, 2 metri, 196 centimetri, e nonostante ciò risulta essere bravo nei tiri anche ravvicinati, cioè quelli a mezza distanza, cioè tra la punta del tuffo e il portiere fermo. Non so se mi sono spiegato, spero di sì. Comunque ritroviamo 94 in tuffo, 91 in presa, 86 in rinvio, 84 in rinvio, 94 in riflessi, 92 in piazzamento. Magari le uscite non sono rapide, 56, ecco, abbiamo dei portieri che hanno tipo 60 e passa, però 56 può andare bene, onestamente parlando. Cosa si può dire anche di questa carta? Che il rinvio comunque non è bruttissimo, i riflessi sono la sua qualità migliore e anche il piazzamento non è male. Il tuffo mi è piaciuto anche qui, e nonostante tutto mi è piaciuto anche la presa, sinceramente parlando, perché risulta aver appunto un'ottima capacità di bloccare la palla, anche se non lo fa sempre, però lo fa quando ha sicurezza. Non è un portiere, come si dice, pazzerello, diciamo così, tra virgolette. Farà le sue uscite in maniera calibrata,
Ma ovviamente non è un portiere imbattibile, nessun portiere imbattibile. Ovviamente il portiere è estremamente soggettivo, ecco perché vi dico sempre di provarli. Provate anche Neuer, Totti, Neuer, Tots, Buffon, Buffon If, perché è venuto Buffon, non lo so, Donnarumma Tots, Oblak Tots, provateli. Così si può capire quale è il vostro portiere preferito. In Serie A un Donnarumma Tots si può avere, soprattutto se vogliamo farci una full Serie A bella tosta e bella competitiva. Lo promuovo e gli do come voto un 7.